One, two, three, funk it. Intro. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete, ci prepariamo insieme, ci trucchiamo insieme, mi fate compagnia mentre provo un bel po' di prodotti nuovi, chiacchiero insieme a voi di tante troppe cose e niente, mi trucco. Se volete guardare questo video e scoprire come ho realizzato questo make-up che mi avete super richiesto su Instagram dopo che vi ho postato stories, foto, bla bla bla. Prima di iniziare però vi chiedo di supportarmi se ancora non l'avete fatto iscrivendovi al canale e entrare a far parte della Fair Family, quindi cliccando qua sotto il bottone iscriviti e attivare la campanella nel caso non l'aveste ancora attivata per sapere quando carico un nuovo video. Il solito tram tram a inizio video, ma questo lo faccio appunto per ricordarvi e per far sì che il mio canale non venga dimenticato da YouTube, anche se le persone sono già magari iscritte, però sapete, oramai con questi algoritmi non vi arrivano le notifiche dei video, non visualizzate se ho fatto un nuovo video. Ah, ce l'ho fatta! Detto questo, sono molto gasata, vi lascio al tutorial, vi lascio al mi preparo con voi. Buon tutorial, buon make-up, buon video! Ehi, come state? Iniziamo subitissimo il make-up perché non ce la faccio più a vedermi così. Inizierei col primer e vi volevo far vedere anche la nuova collezione di Mulac. Sono molto gasata, non vedo l'ora di utilizzarla, ci sono già due o tre prodotti che non vedo l'ora proprio di utilizzare, quindi utilizzeremo queste cose nuove, si era capito. Guardate che bella! Cioè, mi piace un sacco il pack che hanno studiato per questa collezione Freak Show. Per gli occhi farò un mix di colori perché... perché l'ho chiusa, che adesso per il video mi serve senza questa copertina. Un po' complicata da tirar fuori. Comunque, questa è la palette e volevo utilizzare il blu. Dov'è? Qua? Il blu e questo colorino qua. L'avete visto nell'anteprima perché vi sto raccontando queste cose. Apriamo la bag dei sogni di Gloria. Come primer, per utilizzo questo qui dei Too Faced, il Langover. E vado prima ad applicare il primer proprio per preparare la mia pelle e idratarla, perché io ho una pelle secchissima. Non so adesso come farò con la frangia, perché non l'ho acconciata. Di solito quando la piego col phon viene un po' più corta e riesco anche a vedermi le sopracciglia, infatti... avrei dovuto farmi la frangia, vabbè. Inizierei proprio dalle sopracciglia. Cerco di farla un po' così. Non so se ho voglia che cresca o mi va bene che rimanga così. Non l'ho ancora capito. Avrei dovuto prepararmi i prodotti prima. Genio, sei un genio, Gloria, sei un genio. Allora, di solito utilizzo i brow pot di Nabla e quelli di Mulac. A volte uso quelli di Mulac, a volte uso quelli di Nabla perché mi piacciono molto entrambi. No, vabbè. No, raga. Mi sono appena accorta di aver usato il tappo di Nabla nel brow pot di Diego Dalla Palma. Ok. Utilizzerò Perfect Brown di Mulac perché non so adesso con questo casino dov'è quello di Nabla. È molto buono anche quello di Diego Dalla Palma. Ma perché faccio questi casini? Ma che problemi ho? I disagi. Utilizzerò anche Blondie, che è molto chiaro. E per le sopracciglia, cioè, come vedete io... adesso la tinta sulle sopracciglia è andata via, quindi mi è tornato il mio colore scuro. Di solito Blondie, per se avete i capelli chiari, molto molto bello. Ok, 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 perfetto. Vado a disegnarmi le sopracciglia e come sempre faccio sempre le solite cose. Quindi parte chiara qua all'inizio e sfumo tantissimo. E poi la parte scura anche verso la fine, così almeno do un po' di... profondità alle mie sopracciglia. Fa strano truccarmi di nuovo davanti alla telecamera perché era passato un sacco dal mio ultimo, diciamo, get ready with me. Infatti sono un po' in crisi, sono un po' in ansia, però non vedevo veramente l'ora di chiacchierare con voi e raccontarvi come sta andando la life. Tra l'altro vi volevo ringraziare per l'ultimo video, per tutto il supporto che mi state dando. Lo sto dicendo in ogni video, ma ogni giorno noto sempre più commenti, nuovi iscritti, gente che mi racconta il proprio disagio, che si sente più vicina a me. Veramente sono molto molto contenta di questo, non me lo aspettavo, non me lo aspettavo proprio, quindi ci tenevo a ringraziarvi anche in questo video. Poi giuro, dal prossimo la smetto. Siccome qua ho un buco, vado col colore un po' più scuro a disegnare il peletto che manca, perché non so com'è, non crescono mai là. Devo provare l'olio di ricino, intanto mi state consigliando anche l'olio di ricino per le sopracciglia, cioè per le ciglia, scusatemi. Vabbè, va bene anche per le sopracciglia, eh. Adesso col correttore utilizzo il Naked Skin nella tonalità Fair. Vado un po' qua, ok, e un po' qua.
Direte, ma Gloria, perché l'hai steso anche sulla mano? Non lo so, non lo so. E con un pennello che non ho... Che disagio. Diventa sempre più complicato. Ok. Vado con questo pennello a delineare le sopracciglia. Frangia, sempre simpatica. Ma voi ve la truccate la frangia? Cioè, adesso voglio sapere chi ha la frangia, se la trucca. È veramente inutile truccarsi la fronte. Anche perché poi mi si sporca subito, quindi lo trovo veramente inutile. Miscelo il tutto. Non giudicatemi che sto usando un pennello più grande di me, però non riesco a trovare i pennelli. Sono troppo pigra per tirarli fuori. Adesso arriva la parte bella, perché innanzitutto ho la mano sporca, forse è il caso che me la pulisco. Adesso che abbiamo questa maschera bianca bellissima, cioè veramente io uscirei così, top, adoro, vado a prendere la palette Morphe. Questa qua è una delle mie palette preferite, perché ha tutti i colori matte al suo interno. Se ve lo state chiedendo, è la 35C. A parte che ci sono un sacco di colori, veramente potete sbizzarrirvi dai più naturali a quelli un po' più wow. Si sta per fare il buco, sono molto triste. Oggi invece voglio utilizzare questo qua. L'ho trovato anche nella palette di Mulac, della Freak Show, che si chiama The Show. Eccolo qua. Il problema è che questo qua è proprio blu. Quell'altro invece è un ottanio, un po' più sul verde. Però voglio mettere alla prova quella di Mulac, quindi farò un mix. Vado a colorarmi la piega dell'occhio, quindi utilizzo The Soul, questo qua. Oddio, super pigmentata. E vado a fare questo coso qua. Cioè, si sfuma, che è una meraviglia. Guardate, è già sfumato. Stasera volevo guardarmi un bel film. Sono entrata in un loop con Jake Gyllenhaal, insomma, come si chiama, non riesco mai a pronunciarlo il suo cognome. Mi sono guardata un po' dei suoi film, ho guardato quello del pugilato, ve l'ho consigliato anche nella mia diretta, quando nella diretta un po' osé di notte abbiamo iniziato a parlare di gnoccoloni che ci sono in giro per il mondo tra attori e cantanti, e vi ho raccontato appunto che ho guardato questo film con Jake. Mi era piaciuto talmente tanto che ho iniziato poi a guardarmi anche tutti gli altri suoi film. Ad esempio ho visto... comunque andate a cercare i film che ha fatto. Adesso ho da mettere anche un po' d'arancione nella piega per andarla a scaldare un attimo. Il suo film un po' più psicologico, quando ero malata, mi è piaciuto tanto. È stato difficile capire la fine, cioè l'ho capito da subito. Mi piacciono un sacco i film di psicologia dove devi entrare un po' nella testa del personaggio, no? Poi ho guardato Crimson Peak, mi è piaciuto tantissimo per quanto riguarda la qualità del film, le riprese, tutte queste cose qua. Sì, anche se, ad essere sincera, i fantasmi erano un po' trash. Il finale non era niente di che, cioè diciamo che era molto molto no sense. Diciamo che ci ho dato dentro con i film in quest'ultimo periodo, col fatto che sono stata ammalata 2 settimane. In tanti mi chiedete, Gloria, fai un video dove parli delle tue serie TV, dei tuoi film. Infatti ho detto, vabbè, mi preparo con voi, dove vi racconto tutto, che facciamo prima. Dopo aver steso questo blu, cerco di portarlo anche qua, per sfumare un attimo nella piega. Una cosa che odio è che quando applico gli ombretti sotto c'è un altro colore, virano, tipo adesso sta virando al verde, mi dà un fastidio assurdo. Comunque quello di Mulac, cioè la palette, scrive un sacco, mi piace tantissimo. Non sono dei colori che userei tutti i giorni, perché comunque sono molto importanti, infatti è un'edizione particolare, non è da tutti, però è molto molto bella. Come sempre la qualità dei prodotti Mulac si vede, l'ho visto proprio crescere, sono andata al loro primo evento, per me è bellissimo poter vedere come un brand si evolve, no? E sono tanto carini loro poi, col fatto che ho fatto una campagna con loro, dei Velvet Ink, oh che bello, ancora non ci credo, il mio mega cartellone con Gianluca, Cindy, Gaia, siamo tutti insieme, in quella foto c'ho tipo un culone assurdo, non so come ho fatto a far uscire quel culo in quella foto là, mi sono messa in una posa tattica, involontariamente mi è uscito quel bel culone alla Kylie Jenner. Vado un po' a mixare ancora con l'arancio per scaldare di più la piega. Volevo riguardarmi This Is Us, perché io lo stavo guardando quando avevamo Sky, poi abbiamo tolto Sky, non ho più seguito i programmi che guardavo, tipo Grey's Anatomy, sono rimasta molto indietro. Cerco di dividervi la frangia più che posso, in modo che possiate vedere il make-up. In realtà sto aspettando anche che mi arrivano delle parrucche per vedere un po' come sto, volevo far cambiare di nuovo taglio, perché non lo so. Io devo cambiare, sapete che sono camaleontica e rimanere sempre con lo stesso look dopo un po' mi stufa. A guardarmi adesso dico, ok, mi piaccio,
Poi ci sono quei giorni in cui hai capelli sporchi, la faccia bruttissima tipo oggi e bla bla bla, e dico ok, basta, no, voglio cambiare. Magari un taglio risolve la situazione, ma no, la faccia da culo è sempre quella. Niente raga, sto passaggio è molto noioso perché io vado ad intensificare sempre di più il blu, perché lo voglio bello, brillante, che si veda proprio il colore anche dalla luna. Però è andata molto fuori l'altra volta, perché poi mi ero pulita con la salvietta. Quindi voglio fare la stessa cosa, voglio proprio andare fuori, così poi mi pulisco. Un'altra cosa che mi avete chiesto, l'home tour. Lo so che devo fare l'home tour, ma sto aspettando la primavera perché c'è più luce in casa e fa anche bel tempo, speriamo che non piova. E poi voglio fare una cosa proprio alla gloria, no? Una cosa stupidissima. Ve lo giuro, ve lo registro, farò prima la postazione o la mia collezione di trucchi, perché quella è veramente semplice da girare, non vi devo far vedere la stanzetta e posso farla senza problemi. Fatemi sapere se vi va bene che vi faccio uscire prima la mia collezione di make-up. Il punto wow, allora, in questa palette ci sono dei glitter, che sono questi qua, che voi dovreste poi utilizzare, vabbè, o così se avete una colla per glitter, se no Mulac ha proprio il suo pottino di cera, che la chiamo cera, dove voi utilizzate questa cera per far aderire i glitter ovunque li vogliate mettere, insomma, in qualsiasi parte del corpo. Ma io non utilizzerò questi glitter perché utilizzerò, come il trucco che avete visto nelle foto, nelle stories di qualche giorno fa, questi qua di Inglot. Sono dei pigmenti, sono il numero 120, proprio pigmenti puri, e sono qualcosa di spettacolare, cioè, guardate, sono duochrome e a vederli così non sembra un pigmento, perché sembrano dei maxi glitter tutti strani, quasi cremosi. Infatti una volta che si applicano cioè si uniscono tutti quanti, diventa un vero e proprio ombretto, bellissimo. Prima però vado a cancellare questa parte con un pennello a lingua di gatto piatto. Quindi vado, questa parte è molto delicata, non dobbiamo parlare, non voglio che sia netto, poi vabbè, dopo con l'azzurro vado a sistemarlo. Da questo lato ho la palpebra cadente, che stranamente oggi non è poi così brutta come tutti gli altri giorni. Sono viva. Va via la voce! È arrivato il momento di applicare questi bellissimi cosi. Che belli! Guardate che effetto che danno! Vado ad applicare dalla palette Dreamy Eyeshadow Palette di, appunto, di Nabla, Immaculate, che se non lo sapete è uno dei miei ombretti preferiti chiari, perché è veramente una cosa assurda, è luce pura. Un po' sopra, vado un po' a caso, perché voglio schiarire anche la parte interna, non la voglio troppo scura. Vado ad intensificare il blu perché mi si sta morendo. Quando registro video di make up mi vengono diversi da come poi li ho fatti in realtà. Cioè, io non so se è una maledizione. Oh, mamma mia, sto blu è qualcosa di magico. Show must go on. Wow! Vado a pulire il fallout con il solito di Smashbox, senza usare scotch, senza usare cose. L'altra volta non avevo applicato l'eyeliner perché mi chiude molto l'occhio, voglio che si veda questa sfumatura, questi colori qua. Vado ad applicare però il mascara, piego le ciglia, uso il mascara e poi applico le ciglia nuove di Mulac, che le dovrò andare pure a tagliare perché sono un po' troppo lunghe per il mio occhio. E niente, state più o meno mezza giornata così, così almeno sapete che le ciglia vi vengono sicuro contro la palpebra. Oh mio Dio, sto utilizzando il nuovo Bad Girl Bang, mi viene da dire Bad Girl Gang, ma invece è Bad Girl Bang di Benefit. Guardate lo scovolino, è mollissimo. Ok, basta farla scema, vado ad applicare il mascara. Wow. Oddio, è mollissimo, raga. Quando pigio troppo sulle ciglia ho paura di stamparmi le ciglia contro la palpebra, però ce la sto facendo. Me le sta anche allungando. Le mascara che utilizzo ultimamente sono Mulac, il Gentleman, che me lo chiedete sempre in ogni live. Gloria, che mascara usi, quello? O se no, ho provato anche il Worth the Hype di NYX. Non mi piace tanto perché pensavo mi desse un effetto un po' più allungante. E questo me lo dà di più. Oh mio Dio. Queste qua sono le Freak of Nature, l'occhio di Cindy nel retro, e le voglio andare a tagliare soprattutto la parte finale perché per me, come vi dicevo, sono troppo lunghe. Taglio proprio la parte, l'ultimo ciuffettino, vedete? Ah, la colla che utilizzo è la Huda Beauty, la Lash Glue, è bellissima. Anche qui mi chiedete che colla per ciglia usare. Io mi sono innamorata di questa, in particolare da quando me l'hanno inviata nel paccone prima di Natale di Huda Beauty. È qualcosa di fenomenale perché
è nera, io non avevo mai provato colle nere e quindi dicevo sempre no, mio Dio, mi macchiano. Camuffa tantissimo, quindi vi fa già anche un effetto di eyeliner e poi è qualcosa di pazzesco, si asciuga veramente subito e rimangono lì, non vi si staccano e quando le andate a togliere tirano un po' di più, quindi dovete fare molto più piano rispetto magari ad altre colle che ho provato, tipo la Duo che non attacca la mazza. Gli altri youtuber, tutti Power, Favola, hanno preparato tutto davanti. No, io ho un casino. Senza pinzetta ce la posso fare, sono poi nuove. Quando sono nuove è anche più facile stendere, applicare le ciglia, non stenderle. Oddio raga, non ce la faccio da questo lato. Sempre un lato bastardo. Senza pinzetta è impossibile. Adesso passiamo al viso. Non vi ho fatto vedere questo, che è un fondotinta stupendo, il Luminous Silk Foundation di Armani, Giorgio Armani. Questo qua lo volevo prendere da tanti anni, veramente tanti tanti anni, da quando guardavo le youtuber americane che lo usavano. Dicevo no vabbè, ma che pelle favola, non è coprentissimo, quindi per tutti questi problemi qui non è il massimo. Però dà un effetto davvero naturale, se avete... Oh mio Dio, mi sto incollando i capelli. Se avete la pelle secca, questo qua vi tiene comunque il viso idratato, non vi accentua le rughe d'espressioni, queste cose qua, non si divide, rimane veramente molto molto naturale, però non è coprentissimo. Prima di utilizzarlo vado a correggermi tutte queste cose qua. Guardate quanto è bello. Ero abituata al fondotinta di NARS, che anche qua vi devo fare un video perché ve lo devo troppo far vedere, ve ne devo parlare. Che è super coprente, quindi vedermi il viso così, molto sheer, ma comunque naturale, mi fa strano. Ecco, se il fondotinta di NARS non mi fa vedere così tanto la peluria, questo qua sì. Questo qua mi evidenzia la peluria sul viso. Purtroppo questo, essendo comunque poco coprente e molto, molto idratante, me l'accentua un po'. Vabbè dai, stendiamolo un po' anche qua, giusto perché non voglio far sentire la fronte forever alone. Ho una voglia matta di mettermi delle pinzettine qua, perché proprio mi dà fastidio. È già la seconda volta che metto tappi dove non devono stare. Gloria. E quindi sì, non so se ve lo consiglierei per le cose che vi ho detto, però non è male da tutti i giorni, perché ovviamente non è che dovete far sfilate o video ogni giorno o cose varie, quindi è molto tranquillo come fondotinta. Adesso vado però a colorare anche questa parte qua con gli stessi colori, quindi il blu, bla bla bla, col pennello un po' lercio del blu di prima vado a fare questa cosa. Nell'angolo interno utilizzo sempre Immaculate di Nabla per andare a illuminare questa zona e lo vado un po' a miscelare col blu. C'è un moschino bastardo che mi sta girando intorno. Siccome non sono contenta, vado a prendere l'arancio della palette di Morphe e vado a fare una sfumatura col blu, un po' come quella del piano superiore. Ah, tra l'altro, visto che comunque siete più avanti sicuramente di me, fatemi sapere se ci sono delle palette Morphe di altri colori matte che posso magari utilizzare e comprare, perché è veramente questa parte che la ricomprerò se c'è ancora, sicuro. E poi volevo provare altri colori, magari se c'è quella... So che ce n'è una che è andata tantissimo sui colori caldi. Utilizzo la mia amata palette della Motives by Lauren Ridinger. Questa qua è la Contour Compact. È vecchissima ragazzi, mi piace tantissimo, faccio un mix di questi due. Io non faccio mai contouring in crema, ma perché appunto avendo una pelle secca mi si divide troppo il prodotto quando poi lo vado a fissare, mi fa troppi strati di make up che sul mio viso si vedono. Volevo fare anche un po' di contouring sul naso, solo con i chiari, quindi fare una roba del genere. Drittissimo, devo dire. Adesso sembrerà che ho il naso storto. Perfetto. Sempre dalla palette di Motives, con l'ombretto scuro, scaricatissimo, perché non mi voglio macchiare, vado a fare questa cosa qua per liftarmi il nasino. Poi vado a stringerlo. Non lo faccio sempre, solo quando faccio magari i video. Ma che mi sta succedendo al naso? Perché oggi si sta dividendo il make up? Sono proprio secca. Vabbè, questo è quanto. Ragazzi, è tempo di blush. Come blush volevo utilizzare questo qua di Pupa. Guardate che pack. Mi piace un sacco la collezione Marble che hanno fatto. Marbled Blush nella colorazione 01. Guardate com'è, rose gold dietro e davanti è fatto così, tipo marmo. Appunto. Però dentro è tutto, tutto, tutto brillantinato. Cioè, purtroppo non sono un amante dei blush troppo brillantinati, infatti ne metto pochissimo.
Poi passiamo all'illuminante, l'illuminante della vita per Gloria, che non c'è, no. Sapete che è lui, il mio illuminante è il Love Light Blinded by the Light di Too Faced. È qualcosa di favoloso, non a tutti piace perché c'è chi dice che non è scrivente, che è troppo con la polvere sottile, è vero, però dipende da con cosa lo applicate, dipende da cosa usate. Io utilizzo sempre pennelli molto molto folti, fitti, perché mi aiuta a dare più scrivere, cioè guardate da voi, non vi sto mentendo, guardate che roba. Non so se poi sulla mia pelle fa un altro effetto diverso da tutti gli altri, però io lo adoro. Mi piace, lo paragono quasi al quello di The Balm, il Mary Lumanizer. Voglio utilizzare un'altra cosa di Mulac, ossia lei, che è un illuminante in crema, cioè in crema, diciamo, un illuminante in crema viso corpo labbra. Numero 13, disturbi. È bellissimo, a parte guardate che il pack di tutta questa collezione è fantastico. Si presenta sempre in questi pottini qua, come quello delle sopracciglia, e l'interno è questo. Guardate quanto brilla. Infatti si asciuga molto molto velocemente, ha dei glitter freddi al suo interno. Voglio sfumarlo bene bene bene, perché non voglio che mi si piazzi lì e non riesco poi più a sfumarlo. Quindi prenderò un altro pennellino, scarico un po' il prodotto sulla mano. Inizio a picchiettarlo qua così. Wow! Dopo l'altro di illuminante per brillare anche qua in tutte le galassie esistenti. Guardate che meraviglia. Lo applico anche qua sulla punta del mio nosino. Lo vado a stendere anche nell'angolo interno così, come se fosse la vostra ultima occasione per brillare e darci dentro quei glitter. Io direi che va bene, perché sennò diventa veramente troppo. Proviamolo nelle ciglia inferiori sperando che non mi macchia, perché essendo morbido. Oh wow. Ecco, lo sapevo. Lo sapevo. No! Più guardo in giù più mi sto macchiando. E adesso è arrivato il momento del rossetto. Anche se in realtà non dovrei stendere niente su queste labbra iper iper secche, fanno schifo, lo so. Infatti devo farmi uno scrub. Che sexy. Questi sono i rossetti e le tinte labbra. Madre santa, che bello. Glazy Coat si chiama questo qua. Ah, che bello. Cioè, secondo me è figo metterlo sopra qualcos'altro. Comunque volevo solo provarlo, ok, ciao Gloria. Guardate il pack di questi rossetti qua, che belli, con la scritta Mulac, tutta dorata. Ah. Bello però su di me, con questo trucco. Stupendo questo. Voglio provare una tinta, perché questo faccio fatica a stenderlo anche col pennellino nella parte superiore dove ho la febbre. Asylum. E mi sa che opterò per lui. Oh, è uscito da solo. Assolutamente sì. Oh, che bello. E niente, questa è l'applicazione di Asylum. Mi piace tanto tanto tanto. È un bellissimo colore. Non voglio ridere troppo perché è ancora un po' bagnato, e con l'Invisalign mi stampo anche qua rossetto ovunque. Se vi state chiedendo anche qua come sta andando Invisalign, vi farò un video ben preciso dove vi racconto la mia esperienza e tutto quello che sto facendo e che ho fatto per ottenere l'Invisalign, prezzi e robe varie. Direi che il make-up è finito, anzi no, aggiungerei ancora un po' di Immaculate qua per andare a liftare la parte esterna. Oh, adesso si ragiona. Sono troppo contenta, spero che vi abbia fatto piacere rivedermi di nuovo, insomma, qua davanti alla telecamera mentre mi trucco. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto con un bel like. E niente, come sempre vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Grazie per avermi guardato, ciao!